Sì, buonasera, benvenuti. Prima di cominciare, il dottor Biagi, il vice sindaco, vuole dire una cosa? Sì, per specificare, giusto per trasparenza, per evitare equivoci, ciò che è stato comunicato oggi in tardo pomeriggio ai capigruppo della minoranza, che ora vado a ripetere a beneficio un po' di tutti. Noi, sulla base della commissione che è stata fatta giovedì, che ha avuto ad oggetto parecchie questioni, tra cui l'oggetto che oggi presentiamo al numero 7, riconoscimento dei debiti fuori bilancio dell'area lavori pubblici. Sulla base di alcune considerazioni che sono state fatte sia dal consigliere Pavani, sia da altri consiglieri all'interno della commissione, che noi consideriamo fondate, e sulla base del fatto che non siamo riusciti in questi giorni a ottenere ancora risposte per vari motivi, con il weekend in mezzo e l'assenza di alcuni dipendenti, oggi siamo costretti a ritirare quell'oggetto. La richiesta che noi avevamo fatto ai capigruppo di minoranza era quello di non fare consiglio stasera attraverso due forme, che potevano essere sia quelle del decadimento del numero legale, sia quella della riconvocazione di un nuovo consiglio la settimana prossima, fino a che tale questione non venga risolta, tale dubbio non venga risolto, appunto, sulla base del fatto che convocare due consigli, perché quella lì è il riconoscimento di debiti fuori bilancio, che ha carattere dell'urgenza sotto tanti punti di vista, che se poi volete vi spiegherò, allora sarebbe stato necessario fare ovviamente il consiglio stasera e convocare un nuovo consiglio per quella delibera lì, perché non ci siamo sentiti, vi dico la verità, di far approvare al consiglio comunale un oggetto su cui ci sono dei dubbi, che sarebbe altamente scorretto, oppure di dare delle rassicurazioni che anche noi non abbiamo. Quindi la proposta era appunto quella, insomma, di non fare consiglio stasera. Abbiamo sentito vari capigruppo, poi capisco che telefonicamente non è facile spiegare quale sia il problema. Di fatto non c'è stata l'unanimità nella questa richiesta che è partita da noi, quindi di fatto stasera ci troviamo qui. Io mi fermo, poi non ho altro da dire, era per chiarire e rendere trasparente la cosa. Grazie. Prego, signor segretario, per l'appello. Palazzi Sandro, Boetti Maurizio, presente. Zaghi Agnese, Cestari Antonella, Marchetti Sandy, Paganelli Daniele, Garutti Mirko, Meletti Carlo, presente.
Saletti Paolo, Golinelli Claudio, Tralli Remo, Terzi Elena, Salino Pierpaolo, Ratti Andrea, Pavani Andrea, Veronesi Mattia, Lugli Stefano. Dodici consiglieri presenti, seduta valida. Allora, comunicazioni del sindaco? Ah, comunicazioni, no, signor sindaco. Comunicazioni del Presidente del Consiglio o un paio di comunicazioni? Quindi al di là di quello che ha illustrato il vice sindaco precedentemente, quindi fuori da consiglio, che sono alcuni giorni che stiamo ragionando su questo argomento, e ne è sortito un altro in queste ultime ore. Quindi io oggi ho scritto ai consiglieri comunali di maggioranza di rispettare il ruolo di cui sono stati eletti dai cittadini. Questa sera manca il consigliere Golinelli e non ha rilasciato nessuna, come si può dire, giustificazione. Manca il consigliere Tralli, che già la seconda volta dall'altra non ha rilasciato nessuna giustificazione. Manca il consigliere Marchetti, che non ha rilasciato nessuna giustificazione. Manca il consigliere Garutti Mirko, che ha rilasciato la dichiarazione, la giustificazione in quanto malato. Manca il consigliere Veronesi, che ha prodotto tutta la documentazione necessaria. Quindi questo è per dire il rispetto che questo astensionismo ingiustificato, e io come Presidente del Consiglio in questo momento, che è di tutto il Consiglio, non solo della maggioranza ma anche dell'opposizione e di tutta l'Assemblea, che è un organo a parte della Giunta dell'amministrazione, l'astensionismo ingiustificato di un consigliere comunale dalle sedute dell'organo cui appartiene è una legittima causa di decadenza, qualora l'amministratore mostri disinteresse e negligenza nell'adempiere il proprio mandato, con ciò generando non solo difficoltà di funzionamento dell'organo collegiale cui appartiene, ma violando l'impegno assunto con il corpo elettorale che lo ha eletto e che ripone in lui la dovuta fiducia politica amministrativa. Inoltre, le prerogative del consigliere comunale non si esauriscono nella partecipazione alle sedute dell'organo cui appartiene, ma contemplano lo svolgimento di tutta una serie di attività individuali di carattere propulsivo, conoscitivo e di controllo. Ho detto questo, ho scritto questo per il rispetto di tutti quei consiglieri che invece si fanno il mazzo e si sbattono per venire qui e lavorano tutte le settimane e che sono sempre presenti. Sia i consiglieri di opposizione, sia i consiglieri di maggioranza, sia il sindaco, il vice sindaco e tutta la giunta, perché noi qui stiamo lavorando e questa lettera che ho scritto è stata scritta apposta perché io, Boetti Maurizio, non posso più sopportare questa situazione di questo consiglio comunale. Capisco che è rivolto ai consiglieri di maggioranza, però purtroppo per trasparenza e lealtà verso tutti i cittadini bisogna riferire anche questo, perché è inutile nascondersi dietro alla mancanza che un consigliere, che sia da una parte o che sia dall'altra, indifferentemente e quanto tra virgolette gli pare, è assente oppure comunica che io posso arrivare verso le 23:30. Quindi credo che questa sia la più grande presa in giro verso il Presidente e a tutti i consiglieri, che noi siamo stati qui presenti già fin dalle 8:45 come era stato convocato. Quindi questo era dovuto. Mi dispiace, ma purtroppo questa è la situazione. Questa era la comunicazione che mi premeva e che ho mandato solo ai consiglieri di maggioranza, per il rispetto di tutta la cittadinanza. Grazie. Io non ho altre comunicazioni, quindi possiamo procedere.
Quindi, oggetto numero 3, lettura e approvazione verbale sedute consigliari precedenti. Qualcuno si ha letto i fascicoli? Se è d'accordo, se vuol dire qualcosa? O andiamo per letti? Prego, consigliere Salino, prego. Sì, grazie Presidente, buonasera a tutti. Colgo l'occasione della votazione dei verbali per ricordare che il Consiglio Comunale scorso è stata votata all'unanimità una mozione sul monitoraggio ambientale che impegnava la Giunta a adottare il monitoraggio ambientale sul territorio di Finale Emilia e impegnava la Giunta a trovare un ente preposto e certificato entro la fine di ottobre 2017 per poi implementare questo monitoraggio ambientale nel 2018. Volevo sapere dall'assessore, dal sindaco, da chi di competenza, qual è l'ente che è stato contattato e se ha accettato l'incarico, quali sono comunque gli enti che sono stati contattati e a cui avete affidato l'incarico. Grazie. Grazie consigliere Salino. Comunque per questo tipo di richiesta, chiamiamola così, interrogazione voce, sono gli ultimi oggetti, ma comunque il vice sindaco ha detto che risponde subito e che quindi gli passo la parola. Prego. Sì, io ho contattato personalmente il dottor Pedrabicci, che è a verbale che sia stato il soggetto che durante il consiglio aperto sull'ambiente ha proposto questo tipo di ricerca. Avevamo già anche fissato un appuntamento per sabato scorso, non quello appena passato, quello precedente. Lui credo che possa confermare, ma comunque ho anche le comunicazioni se dopo le vuole vedere. Purtroppo io sabato sono stato afflitto da influenza, quindi sabato mattina verso le ore 10 l'appuntamento era fissato per mezzogiorno. Gli ho detto che purtroppo non avrei potuto essere presente per quel motivo lì e che ci saremmo risentiti. Difatti lo stesso dottore mi ha comunicato, non c'è problema, ci sentiamo nei prossimi giorni per fissare un appuntamento. Poi di fatto la settimana successiva io sia lunedì che martedì che anche fino a giovedì direi non ho goduto di ottima salute, devo essere sincero, quindi di fatto l'incontro è slittato. Volevamo sentire lui, volevo personalmente sentire il dottor Pedrabicci per arrivare a una decisione, una scelta mirata, considerando che anche prima di diventare vice sindaco io con il dottore ho avuto parecchi colloqui e che abbiamo discusso anche della questione dei licheni. Sicuramente c'è un ritardo, lo ammetto, le ho spiegato le questioni, ma nel giro di un brevissimo tempo, compatibilmente con gli impegni del dottore, ho intenzione di incontrarlo, perché l'appuntamento, ripeto, era già fissato, e di valutare innanzitutto con lui quali sono le ditte, aziende o comunque ricercatori specializzati, per poi discuterne in giunta e affidare un eventuale incarico. Questa è la situazione. Io comunque sono pronto a farle vedere le comunicazioni, ma se lei ha rapporti col dottor Pedrabicci le può sicuramente confermare. Grazie vice sindaco. Sì. Eravamo in votazione dei verbali. Non lo puoi dopo. Ah no, vuole intervenire sui verbali, prego. Prego consigliere Ratti. No, io non volevo intervenire sui verbali, ma volevo intervenire rispetto alla sua comunicazione. Chiedo quando la posso fare. Adesso ho i verbali aperti, chiudiamo i verbali e poi le lascio. Se nessuno ha, quindi le prendiamo per letti, andiamo in votazione. Chi è favorevole ai verbali delle sedute consigliari precedenti alzi la mano. Quindi è all'unanimità dei consiglieri presenti, quindi non c'è nessun astenuto e nessun voto contro. A questo punto sì, consigliere Ratti, prego per la sua comunicazione. Intervento, credo, scusa. Mi scuso, ci ho pensato un attimo, forse dovevo intervenire un attimo fa, ma volevo insomma rifletterci un secondo. Mi ha colpito la lettera che lei ha letto e quello che ci ha detto. Mi colpisce vedere quest'Aula con la maggioranza
che questa sera dovrebbe garantire la seduta, in quanto stasera si vota una variazione di bilancio importante, e vedere una maggioranza che non è in grado di gestire i numeri, sentire un richiamo senza precedenti, che io sappia, di questa natura, e secondo me dovrebbe porre perlomeno al sindaco delle riflessioni importanti. Ci si è assunti la responsabilità di governare e gestire questo comune, è un impegno gravoso, però non si può farlo in questo modo. Io credo che voi come maggioranza abbiate necessità di fare una profonda riflessione. Se qualcuno non ha tempo, non ha più voglia, non ci riesce, è comprensibile, ma questo comune merita di essere amministrato in maniera degna. Ripeto, questa sera si vota una variazione di bilancio importante. Io non so se rimarremo dentro, se usciremo, valuteremo, perché ovviamente noi abbiamo, come devo dire, un ruolo diverso da quello della maggioranza e dovremo gestirlo al meglio. E credo che però sia una mancanza troppo grave. L'abbiamo visto già altre volte, questa sera mi sembra ancora più grave. A maggior ragione c'è un oggetto sul tavolo che mostra delle difficoltà di carattere tecnico, ma forse anche di carattere politico, che sono emerse in commissione. E io non ho capito il richiamo al consigliere Pavani. In commissione io, non solo io, abbiamo colto anche qualche, diciamo, disappunto anche da parte del Presidente del Consiglio, presente in Commissione Bilancio, quindi non è solo una perplessità dell'opposizione, ma c'è anche una perplessità, mi sembra importante, da parte di esponenti rilevanti della maggioranza. Vedere gestita questa situazione, le telefonate di oggi, io le comprendo, le capisco, però insomma mettono ulteriormente in rilievo una situazione di forte difficoltà. Io credo che abbiate veramente bisogno di fare una profonda riflessione, perché così non credo si possa andare avanti. Grazie consigliere Ratti. Passiamo all'oggetto numero 4, modifica denominazione gruppo consigliare, preso d'atto il gruppo Lista Civica Elena Terzi Sindaco ha comunicato di cambiare l'intestazione del gruppo. Se vuole dire qualche cosa, o se no prendiamo solo una presa d'atto, invito gli uffici competenti che da questo consiglio tutta la documentazione avrà l'intestazione Lista Civica per finale miglia. Se volete dire qualcosa, solo per la presa d'atto, prego. Sì, abbiamo fatto questa richiesta, come già qualcun altro ha fatto nel passato, perché ovviamente a seguito delle elezioni la nostra lista civica, che appunto aveva come simbolo lista civica Elena Terzi Sindaco, ci sembrava non più adeguata, quindi l'intento è anche quello di cambiare la dicitura per far sì che tutti coloro che comunque si ritrovano in opposizione comunque a questa amministrazione, a questa giunta, che comunque si condividono altri valori, possono comunque far riferimento a una lista civica che non ha necessariamente me come futuro sindaco, ma che vuole condividere un percorso di crescita comune. Bene, grazie consigliere Terzi. Quindi adesso chiedo alla dottoressa per la verifica del numero legale.
Grazie. Palazzi Sandro. Boetti Maurizio. Presente. Zaghi Agnese. Cestari Antonella. Marchetti Sandy. Paganelli Daniele. Garutti Mirko. Meletti Carlo. Saletti Paolo. Golinelli Claudio. Tralli Remo. Terzi Elena. Presente. Salino Pierpaolo. Ratti Andrea. Pavani Andrea. Veronesi Mattia. Lulli Stefano. Sei presenti. Presenti il numero 6, quindi non c'è il numero legale, da questo momento, che sono le ore 21:27, passa un'ora per ripristinare il numero legale. Se fra un'ora non c'è il ripristino, si andrà in seconda convocazione giovedì, sempre allo stesso orario, e cambia il numero, il quoziente, che sono 6 consiglieri, escluso il sindaco. Un attimo, è passata l'ora come da regolamento. Nel frattempo i consiglieri di maggioranza che sono usciti hanno prodotto un documento pregandomi di leggerlo ai consiglieri presenti, documento che verrà domani portato per un comunicato stampa e anche giovedì sera. Ve lo leggo così come è stato. Pratti? Presidente, mi scusi, ma io credo che lei prima debba verificare se c'è il numero per poter riprendere il Consiglio Comunale. Faccio anche quello, era solo per arrivare adesso al numero, lo volevo comunicare prima di fare l'appello. Era importante perché il comunicato lo si legge se il Consiglio Comunale è aperto, altrimenti se il Consiglio Comunale sì, non c'è, ho capito, ma non c'è il numero legale, ovviamente siamo in 5, quindi comunque... Va bene, se mi state ad ascoltare dopo che ve lo leggo, ecco, che non andate via subito. Va bene, no, sì. no, ma è un attimo, sono 3-4 righe, quindi... No, ma non, cioè, io ci sto anche 2 giorni a ascoltarla, però è importante... Va bene, è importante perché quel documento lì non può essere letto in un consiglio comunale che non è valido. Sì, ho capito, però anche all'inizio, prima che partisse, che quando ha chiesto Biagi che ha illustrato quella cosa, non era valido, quindi è come aver parlato a niente. Lo leggiamo dopo che il consiglio è chiuso. Prego. Sì, facciamo l'appello. Palazzi Sandro. Boetti Maurizio. Presente. Zaghi Agnese. Cestari Antonella. Marchetti Sandy. Paganelli Daniele. Garutti Mirko. Meletti Carlo. Saletti Paolo. Golinelli Claudio. Tralli Remo. Terzi Elena. Salino Pierpaolo. Ratti Andrea. Pavani Andrea. Veronesi Mattia. Lulli Stefano. Dunque i presenti siamo in 5, quindi la seduta non è valida, quindi ci troveremo giovedì alle ore 20:45, i consiglieri, la maggioranza sarà 6 esclusi il sindaco, quindi ci troviamo giovedì, questo per quanto riguarda il consiglio. Fuori consiglio, quello che Ratti mi ha fatto notare e che i consiglieri di maggioranza hanno chiesto, hanno scritto la maggioranza, in coscienza del fatto che per garantire l'efficienza della macchina comunale non si cura di avere il numero legale per garantire l'immediata eseguibilità degli atti, cioè 9, ha deciso di abbandonare l'aula in modo da garantire per giovedì, in seconda convocazione ordinaria del Consiglio, lo svolgimento dei lavori nei tempi più brevi possibili, dato che l'eseguibilità risulta necessaria per impegnare le somme necessarie ad avviare dei lavori di carattere urgente, come ad esempio i soldi per la messa in sicurezza del Ponte Vecchio, della piscina, eccetera. Si è deciso di fare questa scelta per non ostacolare i lavori urgenti degli uffici.
Vorrei solo aggiungere questo: se non ci fosse stata l'immediata eseguibilità su questi oggetti, fra un paio di giorni e forse tre il documento sarebbe uscito dalla segreteria, a quel punto sarebbe stato pubblicato sull'Albo Pretorio per altri 10 giorni e che quindi l'immediata eseguibilità, il tempo per arrivare a produrre questa operazione sarebbe arrivata alla fine di novembre. Quindi non sarebbero più stati tempi per riuscire a portare avanti i lavori e i soldi impegnati in queste variazioni. Facendo così, giovedì, venerdì mattina gli uffici possono già operare perché c'è l'immediata eseguibilità, poi la parte burocratica di pubblicazione proseguirà sempre per il proprio iter. Quindi la scelta, da quello che ho capito che mi hanno illustrato, è stata proprio questa, quella di arrivare venerdì mattina, perché altrimenti non sapevano la posizione delle opposizioni nel merito, perché altrimenti se fosse stato votato e non ci fosse stata l'immediata eseguibilità, come minimo saremmo andati alla fine di novembre. I soldi per il ponte sono impegnati, l'impresa è già stata cooptata, quindi deve solo, c'è la parte burocratica, però per procedere bisogna che ci sia la variazione di bilancio urgente per produrre le determine, CIG e tutte quelle operazioni, in maniera che le imprese possano fare le loro offerte, eccetera. Quindi la scelta è stata questa, da quello che si evince da questo comunicato. Grazie e a giovedì. Buonanotte. Ah, dimenticavo, ma sempre fuori consiglio, verrà comunicato ai consiglieri mancanti questa sera fin dall'inizio che giovedì c'è, quello è già da regolamento, ecco, volevo solo così ricordarlo a tutti che verrà rinnovata la comunicazione. Grazie, buonanotte.